Vale 40 milioni la nuova variazione al bilancio regionale che il Consiglio ha approvato nella sua ultima seduta. Con il provvedimento naturalmente si interviene anche sul DEF regionale. Molte risorse vengono destinate alle bonifiche e al ripristino ambientale sulla strada regionale 429 inquinata dal CEU e nel SIN-SIR, sito di interesse nazionale e regionale, di Massa. Nel bilancio ci sono anche 5 milioni per far partire la società Toscana Strade che dovrà gestire la Firenze-Pisa-Livorno, una delle arterie più importanti della nostra regione che presenta ancora tante criticità come è accaduto anche in questi ultimi giorni. L'Assemblea esprime apprezzamento per l'attività svolta dal garante dei detenuti, poi approva il bilancio di previsione 2023 dell'azienda per il diritto allo studio universitario e il bilancio consuntivo del Corecom, che adesso ha il nuovo presidente, è Marco Meacci, che annuncia subito faremo gli stati generali della comunicazione. Sono tante le manifestazioni che animano questo primo scorcio dell'estate in Toscana, si rifanno spesso ad eventi e tradizioni del passato, c'è il teatro, c'è la musica, c'è il buon cibo e attraverso la presentazione qui a Palazzo del Pegaso a Firenze e la televisione che la rilancia, tutti noi ne veniamo a conoscenza. Ci sarà anche un concerto per la pace il 24 luglio a Empoli, quando si esibirà la cantante israeliana Noah. Bonifiche e ripristino ambientale, i capitoli più rilevanti di questa variazione di bilancio sono proprio questi due. Vediamo la scheda. Si interverrà insomma sulla strada regionale 429, quella contaminata dal CEU, la sostanza tossica degli scarti conciari. C'è poi un altro intervento molto atteso ed è quello sul sito di interesse nazionale e regionale, SIN-SIR di Massa. Sono a disposizione 12 milioni. La parte più consistente sarà erogata nel 2025. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del CEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della Regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesid. Ci sono circa 10 milioni poi per la cultura, in particolare per il Teatro della Pergola a Firenze, 2 milioni per i progetti di spettacolo dal vivo, 1,8 per il sostegno ai sistemi museali, 1,5 per gli enti dello spettacolo, 1,2 per le reti documentarie, ancora 1,2 milioni per progetti di arte contemporanea, 600 mila euro per le celebrazioni delle ricorrenze del 2023, 350 mila per le istituzioni culturali toscane di rilievo regionale, 650 mila euro. 250.000 euro vanno a favore dell'Associazione Culturale Carte Blanche di Volterra e 210.000 sono destinati alle bande e ai cori della Toscana. C'è anche uno stanziamento per la conferma di Volterra, capitale toscana della cultura, per permettere lo svolgimento di altri eventi. Il presidente della prima commissione spiega poi che ci sono anche altri interventi. Guardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora a luoghi della cultura. Un intervento quindi importante quello che viene realizzato perché non soltanto ha a riferimento opere di notevole rilievo che devono essere realizzate nel territorio regionale, ma perché soprattutto si pone in un'ottica di valorizzazione della Toscana diffusa e si pone a sostegno delle esigenze dei comuni del nostro territorio regionale per arrivare al completamento di tutta una serie di interventi che da tanti anni sono attesi. Al voto gli schieramenti sono compatti, tutta l'opposizione dice no. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia ci sono almeno due grandi criticità. Quali? La prima, il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in Regione Toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta. Nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono, dati da Banca Italia, non da Fratelli d'Italia, ci mancherebbe altro, ci dicono che la regione toscana è la regione che
a fronte di un'Italia che torna a crescere, che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa, la Toscana è la regione italiana che cresce meno. È l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i 4 punti di PIL persi con la pandemia. Tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019, la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione. Attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale. Documento economico e finanziario di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata. Turismo e commercio, non c'è una parola, una spesa per il turismo congressuale. Contraria anche la Lega, che pure apprezza gli interventi per il ripristino ambientale. Finalmente è arrivata una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute dell'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Ci siamo arrivati sicuramente con un ritardo, però comunque ci siamo arrivati con questa variazione di bilancio e è comunque una soddisfazione dopo averlo chiesto e richiesto da ormai tantissimo tempo. Purtroppo così non è per tutte quelle aree coinvolte nell'inchiesta CEO, invece, che riguardano i comuni su cui ancora si susseguono ricorsi al TAR. Non possiamo pensare che comuni anche molto piccoli che sono stati coinvolti in questa inchiesta abbiano delle risorse così importanti per poter bonificare quelle aree. Quindi speriamo che anche in un secondo passaggio la Regione possa intervenire su questo. E una seconda battaglia che abbiamo portato avanti anche a livello parlamentare è quella delle bonifiche del SIN SIR di Massa. Parla di provvedimenti assolutamente insufficienti e senza una logica comune la capogruppo dei 5 Stelle Irene Galletti anche sull'ambiente. Il rischio, sostiene, che non ci siano gli effetti sperati. Ci sono 15 milioni per rimediare al disastro ambientale che è avvenuto col CEU, con la variante 429. In realtà 15 milioni, per chi ha detto lavori, sanno benissimo che serve soltanto a mettere una pezza al disastro, ma niente di più, perché in realtà, come abbiamo visto dalle ultime ricerche, dovrebbe essere completamente smantellata l'intera strada e dovrebbero essere bonificati interamente tutti i siti, in quanto il prodotto, il CEU, a contatto con l'aria e l'acqua rilascia cromo esavalente. Quindi fondamentalmente questi 15 milioni sono un piccolo rimedio. Per il dissesto idrogeologico anche lì sono soltanto delle piccole spese. Io richiamo sempre invece milioni di euro che vengono dati delle volte a delle aziende, anche multinazionali, che magari poi abbandonano la Toscana per rimanere in luogo e che lasciano soltanto magari disoccupazione e fallimenti. Per il dissesto idrogeologico, che è una delle grandi emergenze del nostro tempo, al solito soltanto spiccioli e soltanto dei piccoli rimedi locali, niente di più, nessuna visione, programmazione né monitoraggio. Anche la consigliera del gruppo misto vota contro, ma non contesta certo gli interventi a favore dell'ambiente. Assolutamente sì, sono partite importanti, nessuno nega che ci sia un impegno sotto questo aspetto, però qui la questione è una, dobbiamo imparare dal mio modestissimo punto di vista a fare un'attività legislativa che sia organica. Se si decide che l'obiettivo strategico è sostenere le amministrazioni comunali, allora si fanno fondi strutturali finanziati in modo pluriennale che vadano a sostenere e a mettere nelle stesse condizioni comuni. Naturalmente la questione ambientale è una questione che poi si lega invece a tutt'altro, si lega anche a delle inchieste giudiziarie, si lega anche qui però a delle responsabilità politiche precise, perché quando ci si ritrova a dover intervenire con bonifiche importanti significa che sotto altri aspetti purtroppo non si è adeguatamente vigilato. D'accordo invece tutta la maggioranza, e allora ecco le parole del capogruppo di Italia Viva, che rivendica anche l'inserimento di alcune misure particolari e una scelta radicale fatta all'inizio. Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato. Le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione. Il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale. Su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEF
e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Quando si parla di conti della Regione Toscana restano aperte due questioni di peso. La prima ovviamente riguarda la sanità e allora c'è un botta e risposta sulle risorse che mancano e che la Regione continua a chiedere al Governo. E se vogliamo un sistema sanitario di cui essere orgogliosi, pubblico e universalistico, che non fa differenze fra il povero e il ricco, le risorse lo Stato ce le deve mettere. Mi sembra sia il segnale che il Ministro abbia raccolto il grido che dalle regioni viene perché si investa un po' meno su tante altre cose che non hanno il carattere di priorità di una sanità che invece deve essere, come dice l'articolo 32, il diritto alla salute, la cosa fondamentale su cui uno Stato investe. Noi chiediamo a Gianni, a Bezzini, alla maggioranza, quando chiedete più soldi, per cosa li chiedete? Perché se li chiedete per aumentare gli stipendi dei medici, degli infermieri, degli OSS, dei pronto soccorsi, noi ci mettiamo la firma sotto. Se li chiedete per aumentare i servizi territoriali e domiciliari, per evitare che le persone vadano a ricoverarsi in ospedale quando potrebbero essere curate a casa, noi ci mettiamo la firma sotto. Ma se quei soldi dovessero servire per aumentare i posti di potere che avete creato in questi anni, per creare gli oltre 2000 primari che ci sono in Toscana, per creare un ulteriore cattedra, un ulteriore centro di potere all'interno della sanità toscana, ecco, noi rispetto a questo siamo contrari. L'argomento naturalmente non rientra tra i capitoli di questa seconda variazione del bilancio, ma la sanità è destinata a una quota dei tre quarti del bilancio regionale e ai conti della sanità, soprattutto dopo il Covid, si fa sempre particolare attenzione. Un'altra questione di peso è certo quella delle infrastrutture, in particolare della Firenze-Pisa-Livorno, al centro proprio in questi ultimi giorni di nuove polemiche per i cantieri che rallentano, bloccano in qualche caso il traffico. Ebbene, adesso nel bilancio ci sono le risorse per far partire Toscana Strade, la società in house che dovrà gestire la FIPLI, la gestione adesso è della città metropolitana di Firenze. Ci sono però due visioni diverse. Sono le procedure che richiedono delle aziende specifiche composte da professionalità e finalità ad agire, non possono essere gestite da enti locali come in questo caso una città metropolitana, i lavori su una strada di grande percorrenza e delicatezza come la FIPLI, almeno quando abbiamo la società specifica lavorerà di notte, lavorerà facendo una programmazione dei lavori, non dovendo sempre rincorrere magari chiudendo una carreggiata, ma i lavori partono un mese. Toscana Strade sta solo nei bilanci. Il primo bilancio che abbiamo votato in questa legislatura, appena insediati, stanziava 4 milioni per creare Toscana Strade. Oggi se ne stanziano altrettanti per far partire Toscana Strade. Intanto sulla FIPLI ci sono cantieri fermi, vuoti, dove non lavora nessuno, che generano ogni giorno file di decine di chilometri che mettono a disagio i lavoratori, i residenti, gli automobilisti, i vacanzieri, tutti, non si sa perché ci sono cantieri lunghi, chiunque faccia la FIPLI lo vede, sono cantieri dove non c'è una persona a lavorare, ci sono le transenne, le strade chiuse. Il Consiglio regionale ha approvato l'attività che ha svolto il garante dei detenuti nel 2022. Nel documento approvato a maggioranza vengono ribaditi gli impegni per la finalità rieducativa della pena e per il reinserimento sociale dei detenuti. E poi ci sono i numeri, quelli che testimoniano un decremento degli ospiti delle carceri in Toscana e documentano la situazione dei nostri istituti penitenziari e delle due REMS di Volterra ed Empoli. Approfondiremo il tema tra una settimana, quando ci concentreremo anche sull'azienda regionale per il diritto allo studio che eroga servizi, borse di studio e dispone gli alloggi per gli studenti universitari. Oggi parliamo però soprattutto del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Prima con una valutazione di Presidente e Vicepresidente della Commissione Cultura sull'attività che ha svolto questo organismo nel 2022. Sì, abbiamo approvato in aula la proposta di risoluzione che apprezza e approva il piano delle attività, il resoconto delle attività 2022 del Corecom e devo dire che si conferma essere un organismo di grandissima rilevanza non soltanto per le attività che gli sono delegate dal governo ma anche e soprattutto per le attività proprie di promozione di una comunicazione sana e di un rapporto con i mezzi di comunicazione e di informazione maturo e critico soprattutto per i toscani e le toscane più giovani.
giovani. Il progetto del patentino digitale è un progetto di punta nell'ambito dell'attenzione per i minori e la Commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane, a tutti i ragazzi e le ragazze toscane come opportunità. Noi ci siamo astenuti perché sì, il Corecom sta lavorando abbastanza bene per quanto riguarda i minori col discorso del patentino digitale, però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto. Noi vorremmo che fosse proposto in tutte le scuole della Toscana. E inoltre perché 7 mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo CDA e del presidente. Poche ore dopo queste interviste però viene presentato il nuovo presidente del Corecom, è Marco Meacci, ex sindaco di Monte San Savino, ex presidente e amministratore delegato dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse, che subentra dunque Enzo Brogi dopo un vuoto di alcuni mesi. Una scelta da parte dei presidenti di Giunta e Consiglio maturata dopo un lungo confronto politico. Ma è una partita che viene da lontano, una partita che forse ha avuto una gestazione molto lunga questi 6 mesi, ma che forse aveva già di per sé trovato un equilibrio, lo definisco così, nel riassetto di maggioranza che si sviluppò tra novembre e dicembre. Questa giunta è tranquillamente in grado di tenere 7 mesi fermo un ente come il Corecom, un ente di garanzia per i cittadini, per le comunicazioni, può stare tranquillamente 7 mesi fermo. L'importante è aver nominato chi siede nel CDA, poi se lavora, se non lavora, ma come il Corecom potremmo fare altre decine di esempi. Io ne faccio uno perché mi sta a cuore, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale, è un altro ente di garanzia per i cittadini, sta lì, nel limbo. E questo non può essere un modo per governare una regione come la nostra. Ecco altre immagini della conferenza stampa di presentazione del nuovo vertice del Corecom che si occupa della comunicazione locale e regionale, sviluppa progetti di educazione alla comunicazione, ma dirime anche le controversie tra i cittadini e i gestori delle telecomunicazioni. Oltre a Meacci fanno parte del comitato Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli, Biagio De Presbiteris. Li ascolteremo tutti nella nostra prossima puntata tra una settimana. Ecco adesso il presidente che lancia anche attraverso questa intervista una sua iniziativa futura. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana, in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione, dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche, in modo da rendere sempre più il Corecom come uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. Alla conferenza stampa naturalmente c'erano i presidenti Mazzeo e Gianni, ecco le loro parole, dopo che hanno ringraziato i nuovi membri del comitato per essersi messi a disposizione per questo incarico. La comunicazione cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi e il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione e anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Oggi che la comunicazione è tutto, non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione e di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni, a partire appunto dal Consiglio, dalla Giunta regionale. Insomma, un organismo a supporto sia della
dell'Assemblea legislativa sia dell'attività di giunta, che diventa fondamentale e che mi porta oggi a esprimere il buon lavoro a figure e rappresentanti nel Corecom che svolgono un'azione spesso magari non in prima pagina, non in proposizione di primo ruolo, ma che nella sostanza è una delle funzioni fondamentali dell'attività della Regione. La cantante israeliana Noah sarà in piazza Empoli il 24 luglio per un concerto per la pace, un grande evento nell'ambito di Empoli Jazz Summer Festival che si terrà nella piazza Farinata degli Uberti. Intanto il presidente del Consiglio regionale le consegna il Pegaso alato. Sì, abbiamo scelto insieme al presidente Sostegni di dargli il segno distintivo della nostra regione. Noah ama la Toscana ed è uno di quei volti che può far conoscere ancora di più quanta bellezza, quanta arte, quanta cultura ci sia nella nostra terra. Abbiamo scelto il Pegaso perché rappresenta un po' bene quella che è stata la sua esperienza. Il Pegaso ci manda un messaggio forte, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Toscana, oggi è il segno della Toscana, e in quel segno ci sta la voglia di scegliere sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Oggi la parte giusta della storia da cui stare è quella di ricercare con forza la pace in Ucraina. Noah qui ribadisce tutto il suo impegno per la pace che comincia nel 1995 quando fu assassinato il premier israeliano Isaac Rabin. Sarò ad Empoli per cantare tutto il mio repertorio e condividere le mie canzoni, dice, ma certo in tutte queste canzoni c'è un'impronta forte per la pace e la serena convivenza. Restando in ambito musicale, ad Arezzo dal 4 al 9 luglio ci saranno i concerti del Mango Music Festival con nomi noti come Bo Stell, Coma Cose, Alan Sorrenti, Planet Funk e Salmo. Sono state molte altre poi le presentazioni a Palazzo del Pegaso, anche di due manifestazioni di questo weekend, La Luna è Azzurra, il Festival Internazionale del Teatro di Figura di San Miniato, giunto, pensata, alla 40ª edizione, che trasforma tutta la città in un grande palco, e La Notte di Isabella di Cerreto Guidi, con tanto di dimostrazione e sfilata in costume anche nelle sale del Consiglio regionale. Noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo venerdì prossimo, 7 luglio, sempre alle 21:10, dopo il nostro TG della sera.